Ciao a tutti e ben ritrovati. Siamo alla terza puntata di questo corso, quindi oggi andremo sempre con qualche antipasto un po' più pesante. Facciamo qualche frittura. Allora, vi farò vedere come fare la pastella e come fare alcuni ortaggi in pastella, come le patate, le zucchine, i broccoli, i carciofi. Quindi io qui ho preparato già una serie di ingredienti. So, hello to everyone, welcome to this third video of my recipe. It's correct? I don't know. So today I thought to do some appetizers, but fried. So the ingredients that I choose are aubergine, courgette, potato, cauliflower, artichokes. Here I have some mozzarella and mozzarella smaller, salt, eggs. This is yeast, so you can use the powder as well. Flour or flour? Flour. Flour, maybe. Here I have some flowers. This is, I think, it's flour. Yes, it is. So, and extra virgin olive oil. So the first step that I have to dough is the dough. So here I have some warm water. I put the yeast inside. Allora, facciamo la pastella, prima cosa, così la mettiamo a riposo e la facciamo lievitare con calma. Allora sciolgo il lievito nell'acqua tiepida. Uso sempre le mani perché così velocizzo i tempi. Sono sicura di scioglierlo per bene. Sto usando mezzo chilo di farina, l'acqua tiepida, un pentolino e circa 13 grammi di lievito di birra. Now I'm using half kilo of flour, 13 grams of yeast and some warm water. Okay, the yeast is come si dice, sciolto, melt. Yes, sometimes I forget. Allora adesso aggiungiamo piano piano l'acqua alla farina. Ok, intanto non lo accendo. Io non metto sale nella pastella, anche perché lo userò dopo con le zucchine, con i broccoli, quindi. Ma se voi preferite potete aggiungerne un po'. I don't add any salt in the flour, but if you want you can add a little bit, because I'm using salt water for to boil my vegetables. Ok, la pastella deve risultare veramente morbida, molto molto morbida. Quindi la lavoriamo bene. Così stacco la farina dalle pareti. Cucchiaio.
Vedete? Veramente morbida. Senza grumi. Adesso la copro con un po' di pellicola. Now I will cover it with some film. Let's cover it film. Yes. And I have to wait that became very, very puff. Nel frattempo che la mia pastella lieviti per bene, vado a bollire qualcosina. Allora, le patate, qui ho già dell'acqua che bolle, this is salt water, so I'm going to boil my potatoes. Ok, and the other one I will boil some cauliflower. I have to clean it first. Non faccio bollire veramente tantissimo, però un po'. Sì, ho scelto un piccolo cavolfiore. Ok. Vediamo un po'. Ok. Mettiamo qui, sì. Ok. Questo facciamolo anche. Casomai se dovesse avanzare lo do a mia figlia che ama i cavolfiori. Andiamo a pulire i carciofi, dobbiamo togliere la parte dura, terrò solamente il dentro, la parte tenera. Il cuore. Il cuore, sì, il cuore del carciofo. So, I'm going to clean the artichokes, I remove the hard part, yes. I will keep just the softy. We say in Italia il cuore, the heart of the artichoke. Ovviamente se non volete macchiarvi le dita dovete usare dei guanti. Se no, io ho ancora le dita macchiate da ieri, però piano piano poi andrà via. Tanto ok, abbiamo pulito i carciofi, questa volta non li taglio a pezzettini, ma con questo movimento vado a togliere la peluria che sta al centro. Così, facilissimo. Ecco, I'm going to clean in the middle the artichokes. It's very, very easy.
And then I'm going to boil them, but just a few minutes, very a few minutes, not too much, because they became too softly. Okay, this is ready. Okay, just aspettiamo che bolle l'acqua. Sbollentiamo i carciofi giusto 3-4 minuti, non di più. Ok, continuiamo. So I'm going to boil the artichokes just 3-4 minutes, not more. Ok. Ok, velocemente vi dico qualcos'altro, intanto faccio bollire le patate e le altre cose. Allora, ho dimenticato degli ingredienti importantissimi: i pomodori secchi, i capperi e il pan grattato. I pomodori secchi li abbiamo essiccati in casa noi, è un prodotto che usiamo tantissimo anche. Sono facili da trovare e anche da essiccare volendo. I capperi anche sono un prodotto che in Sicilia, nelle nostre cucine, non devono mancare mai. Questi sono capperi di Lampedusa che noi andiamo a raccogliere quando ci sono, e ci piace tanto raccoglierli. So, I forgot three important ingredients: the breadcrumbs, dried tomatoes, this is my dried tomatoes. I make it with the dryer, right? And cappers is another ingredient that we must have at home. My kitchen, I have always. So, in the meantime, we do something else. I have an egg. Sbattiamolo. E mi vado a preparare tutto quello che mi serve per fare le altre fritture. L'uovo è pronto. Un po' di sale nel pan grattato. Ok, in the meantime I'm going to prepare something else. Ok, I need one spoon. The artichokes are ready, just a few minutes. Ok, mettiamo vicini alla pastella, nel frattempo la nostra pastella si gonfia. Vediamo le patate, ecco, le patate vogliono qualche minutino in più, un poco di più, le lascio stare. E i broccoli, i cavolfiori, no, broccoli, sono pronti anche loro. Non li faccio cuocere troppo perché sennò poi sono troppo morbidi, non vanno bene per la pastella. So my cauliflower are ready, are not very very softly, but ok, ci bagno in questo piattino, proviamoci. And okay. Intanto che la mia pastella lievita e i carciofi, i cavolfiori si raffreddano un poco, penso alle mie mozzarelline. Quindi veramente facili, questi sono degli aperitivi veramente facilissimi. Allora uso uno stecchino di questi, potete usare quelli in legno, io siccome non ho quelli in legno sto usando questi. So in the meantime my pastella need to
puff, I don't know how to say in English, I forgot, and my artichokes and cauliflower became colder, I think to do something else. So mozzarella, I have this one, so you can use as well the other one in wood, I have this one. So then in the flour of flour, in the egg, okay, and then the breadcrumbs. So we can do the same thing two times. Se lo facciamo due volte, risulterà più croccante. Ok, facciamo la stessa cosa con tutte le altre mozzarelline. Ci sono agganciati. Mi sa che le mie patate le devo togliere, che saranno sicuramente pronte. Ecco, finisco queste e tolgo anche le patate. Cosa ho fatto? Ho fatto al contrario. Vai, again. Facciamo una bella crosticina. I bambini ne andranno matti. So my children today, they will tell me, wow, what you cooked, mom? What you cooked? Le patate velocemente. Sì. Ok, così si raffreddano anche le nostre patate. Velocizziamo i tempi. Ok, nel frattempo ho messo l'olio sul fuoco, ricordiamoci l'olio. Allora, l'olio non dobbiamo farlo fumare, ma dobbiamo arrivare a quella temperatura giusta per friggere. Allora, la temperatura, se ci vogliamo aiutare, allora io e l'alberghiero non usavamo il termometro, praticamente vedevamo se l'olio iniziava a fare dei disegnini. Ma magari ti avvicini, ti faccio un attimo vedere, riesci a vedere? Quindi guarda, sta già iniziando a fare delle venature, non è ancora pronto, è troppo freddo, quindi quando inizia a fare più venature l'olio è pronto, però non superiamo mai quel limite, perché sennò poi inizia a fumare, andremo a bruciare la nostra frittura e sicuramente non farà bene. Quindi possiamo aiutarci con un termometro se vogliamo. Allora, la temperatura deve e non deve superare i 180 gradi, quindi tra i 130, 140, 150, però non più di 180. Io non lo uso mai, vi ripeto,
qual è il mio metodo per capire se l'olio è pronto. So I'm going to use seed oil for fry my mozzarella. So you have to be careful when the oil is ready. So in my school, my instructor told me that we can look the oil. So if you see some, you can come here. How can I say? Disegni, come possiamo dire, delle venature. The oil is ready, but be careful, don't go over. If smoke is not good for to fry, because everything burn. So if you want, you can use a thermometer. You can stay from 130 degrees to 180 degrees, not over. I don't use because I can see the oil. Ok, continuiamo con le mozzarelle. Nel frattempo il mio olio è ancora freddo. Per me l'olio è caldo. Un altro metodo per capire se l'olio è caldo è questo qua, vi faccio vedere. Ecco, sta friggendo bene, quindi the oil is perfect. So this is another method to see if the oil is ready. I put in the oil some breadcrumbs and it's frying and is ready. Allora andiamo a friggere le nostre mozzarelline. Olio abbondante, come vedete sto usando, non serve, cioè facciamo semplicemente dorare, perché sono pronte. Just a few seconds, half a minute I think, and are ready. I'm using a lot of oil because we have to put inside, immergere proprio nell'olio. Dobbiamo veramente immergere. Sfiliamo. Come avete visto è veramente veloce, ne possiamo fare quanti ne vogliamo, perché in pochissimo tempo abbiamo le nostre mozzarelline. Avete pensato anche ad mettere dentro qualcos'altro, tipo magari fare un buchettino dentro le mozzarelle e mettere qualcos'altro dentro? Io sì, ci ho pensato. Ecco, it's fast and very tasty. I'm going to prepare something, ancora something else. I have more mozzarella. Now I'm going to clean my courgette flour. So just I have to remove this part. No, devo tagliare meglio. Ok, l'interno. Okay, cerchiamo di non romperli. Abbiamo così. Ok. Togliamo la parte interna, anche questi aperti.
questi foglioli. Ok, I'm going to clean my courgette flower. So it's very easy. We have to remove just this part of the flower. Solitamente in Italia questi fiori vengono imbottiti con mozzarella e alici. Noi invece oggi al posto delle alici andremo a mettere qualcos'altro. Ok, tagliamo questa parte. Ho tolto tutte queste foglioline e poi dobbiamo togliere questo interno. Ecco, facile. In Italy, this kind of flower, the people use to fill up with some anchovies and mozzarella. But we don't use anchovies, but dried tomatoes and capers that are better than anchovies. So let's cut. Questi sono veramente molto essiccati. Quelli che trovate sicuramente in commercio lo sono meno. Proprio troppo essiccati. Stacca. Qui ho due tipi di pomodoro essiccati, sempre fatti in casa, li abbiamo fatti noi, ma questi sono un po' più secchi, quindi li usiamo proprio tipo chips. Mentre questi rimangono un po' più morbidi, quindi magari si possono tagliare meglio. Anche gli altri, volendo, possiamo usarli in cucina, ma abbiamo bisogno di più tempo per tagliarli. So here I show you two kind of dried tomatoes that we prepared at home, but this kind of tomatoes are very dried, like chips, so we use to eat like chips. Invece instead this kind of tomatoes are different, are not like chips, and we can cut much better. Un altro modo per far mangiare le verdure ai nostri bambini è proprio essiccare tutto. Noi essicchiamo la frutta, ogni tipo di frutta, e i pomodori, i fichi, veramente tutto. Possiamo essiccare la qualsiasi, anche i fiori per fare le nostre tisane. Oltre che io lo trovo anche una pratica molto divertente. Qua ci siamo, dai. Sì. So now it's copper time. Let's cut them into small pieces. Io prima di usarli li ho un po' lavati, perché questi noi usiamo conservarli sotto sale, quindi poi prima di usarli li devo comunque sciacquare. La pianta di capperi è veramente una pianta eccezionale, che cresce ovunque, anche sulle pietre. So the cappers are very
amazing. It's an amazing plant because it grow into the stone. She's my daughter. Ok, li mischiamo. Tagliamo la mozzarella. La taglio prima a fettine e poi ogni fettina la taglio a metà. So, let's cut the mozzarella cheese. You can see how I'm cutting that. Sorry for my English. I'm still learning. Okay. Now let's fill up the flour. One piece of mozzarella, and I use always my hand because it's faster and easier. Okay. Just one piece. Maybe how many flour I have. Okay, for now one piece, then if I have something more, I put inside the flour and I don't throw away nothing. Okay. Okay. Adesso è il momento della melanzana. Quindi tolgo la parte esterna e faccio delle fettine. Sarà, ecco, sono abbastanza sottili, eh. I'm going to cut my aubergine. Ok, vi faccio vedere cosa faccio intanto. Allora, metto un po' di sale sulle fettine. Ok. Quindi le accoppio, trovo delle coppie. Più o meno per grandezza. Adesso taglio la mia mozzarella. Fettine. Così. Poi ogni fettina la vado a mettere qui in mezzo. Io vi do l'idea, ovviamente potete metterci in mezzo quello che vi pare. Ok. Okay. Let's finish the aubergine. So you can see that I cut in a thin slice, not very thin, but okay. In the middle I put one piece of mozzarella cheese and I close. Okay, now I have my egg here. Let's pass in the egg and then in the breadcrumbs. So we have to be careful to close
Very good. Okay. I do the same thing with the other ones. Questa volta queste le friggo sempre con olio di semi, ma in una padella. Non abbiamo bisogno di immergerli dentro l'olio. I have in the pan the oil is almost ready. We don't need a lot of oil like the mozzarella that I did before. Let's fry the aubergine. The oil is ready. So let's fry the aubergine. Nel frattempo continuo la mia panatura. Allora, the other side. Ok. Li ho fatti friggere fino a doratura. Ok, adesso li mettiamo su carta assorbente. Faccio vedere. Queste sono una vera bomba. Magari da fare la domenica, eh? Non tutti i giorni. So these aubergine are a bomb. So you know when you fry something is it's not very very healthy. You can prepare them maybe on Sunday when you are all the family and you can cook something different and like this, but not every day. Allora, la nostra pastella è pronta. Ecco, ci sono volute almeno 2 ore, 2 ore e mezzo. Come potete vedere è raddoppiato il volume. Quindi se dobbiamo fare le verdure pastellate, ecco, dobbiamo pensarci magari qualche oretta prima, perché la pastella ha bisogno di tempo. Ok, nel frattempo, dove sono le mie patate? Mi taglio le patate. Si sono ormai raffreddate. Io non toglierei la buccia, farei proprio delle fettine così. Si sta togliendo da sola la buccia. Ok, I'm cutting my potatoes. My dough is ready. I don't know if the dough is correct, the name. The oil is on the fire. I have a lot of seed oil. I'm not using the pan, but a pot, right? Yes, because I need a lot of oil.
Ok, ho deciso di toglierlo. Ok, abbiamo tutto pronto. Le zucchine me le taglio pure. Ok, queste sono le mie patate. Ok. Allora, le zucchine non le ho cotte. Non hanno bisogno di cottura. I don't boil it. My courgette because they don't need. So now I'm cutting them. Ok, facciamo così, io li taglio così, ma se volete potete fare anche più sottili, magari in tre parti così. Ok. E le zucchine sono pronte per essere fritte. Ok. I broccoli sono pronti. I carciofi sono pronti, si sono un po' ossidati nel frattempo. We are ready. We are. No, I have everything ready. Ok, my flowers are ready. Ok, mi sposto, I move. Ok, comodo, no? It's very, very, come si dice? Tipicamente italiano, l'arte di arrangiarsi. È pratico, dai. Tipicamente italiano, l'arte di arrangiarsi. Ok, aspettiamo che l'olio si riscaldi, deve essere caldo a puntino. Io immergo intanto, lasciamo intero, che ne dici? Così facciamo un unico bocconcino. No, veramente no. No? Veramente l'avrei fatta a spicchietti. Ok, allora ti accontento, baby. Guarda, facciamo a metà, va bene a metà? Nemmeno questo ti piace? A metà? Sì. Ok. Aspettiamo un attimo. The oil is ready. Mettiamoci la parannanza. Sai com'è? Perché l'olio schizza. So the oil is ready and I'm wearing my parannanza. Allora, iniziamo col carciofo intero, vediamo se ha ragione Gianluca, che è meglio metterlo diviso a metà. Oh, che ricade! Non cadere, baby, stay here. Ok, soffrigge, soffrigge, guarda che viene. Si, spostalo che non vedo. Ok. No, vabbè, spostalo una versione. Fallo nuotare. Come? Fallo, ecco. Ok, l'olio ha bisogno un po' di essere più caldo. Questa è stata la prima cavia. Siccome tu non lo volevi intero, questo intero lo mangerò io, ok? Ok, facciamo durare. In English, please. So they must became golden. Un po' di giro di tanto in tanto. Ok. Allora il colorito va bene. Togliamoli. Ma che bell'attrezzo. È un po' grande, sì, lo so, ma mi sto arrangiando perché, ecco, tante cose le ho lasciate a Lampedusa. Ci siamo
siamo spostati da Lampedusa, quindi abitiamo in questa casa da poco ed è tutto arrangiato. Ogni volta che ci spostiamo lasciamo sempre tutta la roba in giro. E va bene così. Quindi adesso, so now my artichokes are ready. This is the wall artichokes. Look how beautiful it is. E sicuramente how good is caldo. Sorry. Non ho resistito alla tentazione. Passiamo le patate? Sì, passiamo le patate. Ok, le passo nella pastella. Cerco di essere delicata. Ecco perché vi dicevo di non cuocere troppo, perché poi sennò si vanno a rompere dentro la pastella, che alla fine ce le mangiamo uguali, eh? Però se vogliamo ottenere un risultato un poco più pulito, ok, let's fry my potatoes. My potatoes are ready. Andiamo avanti con le zucchine. So now it's the zucchini time. Non attaccatevi. Il gallo canta. Ok. Le courgette are ready. Guarda che carini che sono, guardate. Le metto al centro così divido i carciofi dalle patate. Wow! Noi usiamo fare i pastellati a Natale. Sotto il periodo di Natale usiamo mangiare i pastellati. So we used to eat some vegetables in pastella during Christmas, the Christmas time, yes. And so we eat a lot. So let's finish my courgette, and then I will pass to the cauliflower. Now it's the cauliflower time. Allora, praticamente questa per noi stasera è la nostra cena. Come vedete, cioè, possiamo fare una cena all'impiedi anche con i pastellati. L'unica cosa che ci porta via un po' più di tempo è la preparazione iniziale, cioè quella della pastella. Poi alla fine è veloce, dobbiamo solo avere un po' di pazienza per farla lievitare.
E poi il gioco è fatto, perché come avete visto ho bollito le verdure pochi minuti, si friggono abbastanza velocemente, quindi comunque sono ben apprezzati da tutti, perché la frittura la apprezzano tutti. I can no, I try to translate in English. So now I'm going to fry the cauliflower. As you can see, it's very fast. So how can I say? So we need more time to preparing the pastella, and we have to wait about 2 hours. This is just the thing is more long. But it's very fast to fry this kind of This is an appetizer. Yes. Thank you, dear. You can help me. Yes, this is an appetizer. But for us, this evening. No. But for everybody. Okay. This is like a finger food for a dinner, for a lunch. Yes. For everything. Ok, sono pronti, lascio solo questo che l'ho messo per ultimo ed è un po' più bianco. Ok, scoliamo. The last one. And then we pass to the courgette flour. So I lived in Malta for 7 years, and in Malta doesn't eat this kind of flour. And sometimes there was a come si dice fruit man? Fruttendolo? That The shoppers, the vegetable shoppers. Yes, and they give to me free. Free, yes. Because they don't use to cook the flour. Anzi, pensavano fosse una cosa veramente strana. La prima volta che chiesi i fiori di zucchina. Oh, mi ha guardato il fruttivendolo. Com'è che si chiamava? Mario. Mario, no, non si chiamava Mario. Mario. Non si chiamava Mario. Charlie. 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 Era veramente una cara persona, veramente. Vendeva tutto ciò che lui coltivava nella sua terra. Quindi un giorno venne sotto casa e mi regalò un po' di fiori di zucchina, ma tanti fiori, perché lì non li mangiavano, li buttavano. Now you can translate. No, I don't think so. I can translate what I said. So now it's time of my flour. Okay. Li copro bene bene con la pastella. Ok.
li ho lasciati per ultimi perché avendo all'interno la mozzarella magari possono sporcare un po' di più l'olio. Quindi ho fritto prima i carciofi, le patate, perché sporcano di meno l'olio, e poi mi sono lasciata per ultimi i fiori. So I choose to fry my flour at last because they can release some water of the mozzarella, no? And the oil can become dirty. So I choose to fry first artichokes, potatoes, because are they don't relieve nothing, and the oil rimane. How can I say rimane? Gianluca, still clean, maybe. Yes. So now already ho fritto tanta roba. I fried a lot of vegetables, but my oil is still clean. Maybe with my flour non sarà più pulito. Ok. We are ready. Stasera il fegato ringrazia. E per oggi abbiamo terminato la nostra terza puntata di antipasti. Sì, questo è quello che ho fatto con mezzo chilo di farina. Sono riuscita a fare diversi pastellati, tanti. So we finished to fry, so now it's time to go to it. So I used half kilo of flour and I fry it. This is not. How many? Sorry? How many kind? How many what? Kind. Kind? Kind. Sorry? Your English is very, very bad. So, half kilo. We have potatoes. Potatoes. Courgette. Cauliflower. No. Those are artichokes. Artichokes. Artichokes, yes. And, flour, courgette flour. Cauliflower. Aubergine, yes, and mozzarella cheese. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A lot. So, I tell you thank you for the attention, and see you next time. Next time we will cook the main course, maybe pasta and risotto. I will see. For now, thank you and see you next time. Bye!